prossimo quadro riguarda la funzione d'onda, uno dei concetti più strani e più difficili da interpretare della meccanica quantistica. Che cos'è la funzione d'onda? Beh, quello che c'era prima era qualcosa di abbastanza semplice. Galileo, Newton e così via, cosa dicevano? Dicevano che io ho una pallina, posso vedere dove sta, sta qua, poi magari gli do una spicchera e questa parte e seguo e posso calcolare dove va a finire. E questo più o meno si calcola abbastanza bene, abbastanza male. I militari lo calcolano molto bene da circa 400 anni, però se io tiro un pezzetto trovo che va a finire da qualche parte. E così posso fare cose anche un po' più complicate, scaldando qualche cosa e così via. Cioè io posso sapere dove stanno le cose misurabili e prevedere dove saranno. Arriva la meccanica quantistica, cioè Schrödinger, Bohr e così via, e che cosa scoprono? Scoprono che se io voglio parlare di cose molto piccole, a questo punto non posso dire dove stanno in ogni momento. Posso dire dove stanno solo se le guardo, ma prima di guardarle il sistema non è più definito da una posizione, come era per Galileo, è definito da una funzione d'onda, cioè qualche cosa che sta un po' in tutto lo spazio. E a questo punto che cosa fa questa funzione d'onda? Questa funzione d'onda descrive un po' lo stato, ad esempio, di una particella, e poi cosa succede? Se lo vado a guardare, se interagisce, collassa, e cioè trovo il sistema in un certo punto. Poi se lo rifaccio lo trovo in un altro punto e così via. In mezzo cosa succede? In mezzo in realtà il sistema non è determinato. E quindi abbiamo questa funzione d'onda che descrive un po' il sistema prima che venga osservato. La funzione d'onda. Thank you.